Ciao ragazze, benvenute nel mio canale Alice Makeup Bow. Come avete già letto dal titolo, oggi è un video del tutto diverso e nuovissimo anche per il mio canale. Infatti, assaggerò assieme a una mia amica del cibo americano che ho ordinato sul sito che si chiama Cibo USA. Comunque, poi ve lo taggo qui sotto. Quindi, io direi che passiamo con il presentarvi la mia amica. Eccola qua. Ciao a tutti. Sono educata. Allora, passiamo direttamente all'assaggio di tutte queste cose. Intanto vi do già qualche spoiler, magari vi faccio vedere la scatola, non so se la vedete. E poi qua a fianco abbiamo anche due bibite. Lei sta già ridendo perché in realtà non sa cosa andrà a mangiare. Esatto. Vedo solo cosa andrà Esatto, bene. vi posso soltanto far vedere una cosa, ovvero le caramelle tutti i gusti più uno, che è tipo una vita che le voglio assaggiare, quindi non vedo l'ora, però queste le mangeremo dopo. Allora, incominciamo da... scegli tu. Sì, Vado a casa io. vai. Ok, che cos'è? Sono praticamente al cioccolato fondente e alla menta. Buone. Boh, assaggiamo. Aspetta. Ah, sono anche di colori diversi. Cioè, guarda. Sono tipo verde chiaro e Sì, verde guarda quelli che ho scuro. preso io, tutti verdi scuro. Sei sempre fortunata. Vabbè, andiamo. Sembra lo Smarties. Buono. Ma cosa cambia, scusa? Questo già ne è uno verde chiaro. Beh, però sono tanto da menta, è vero? Quindi che voto gli daresti? Da 1 a 10? Beh, altino. Io amo la menta. Anche il Quindi cioccolato, 8, 8. 9. 8, Ok. dall'8 al 9, vai. Va bene. E me ne andato. Esatto, vai. Allora. Oddio. Allora, questi che ha pescato sono i Ritz, che non ho ben capito neanche io come sono, ma dovrebbe esserci il burro di arachidi dentro. Cioè, veramente una cosa più... Onta non si può. Oddio, Benissimo. ma sono tipo dei panini. Guarda. Ma dai. Sono fatti così, tipo. Oddio, Ok. sanno da. Ma È da burro di arachidi. dai, ma un'altra roba! Sì. Non sento un burro di arachidi. Intanto mangia. Non sento burro di arachidi io. Sento poco, non è più l'odore. Vabbè. Voto. Allora, mangiarli sono buoni. Oh, sono buoni però. Diamogli No, oh, da la Ritz. sufficienza. An Un no, anche sei. 7 però. Sei e mezzo. No, questa è la carta. Questi. Allora, questi non so neanche io cosa sono. Comunque. Adesso leggiamo insieme. Allora, sono praticamente dei pretzel con la senape e le cipolle. Che Secondo altro, me. ragazzi. Secondo me queste non sono buone. Aspetta. America's pretzel. Io ho ancora la menta in bocca. Oh, No, no. vabbè. Dai, magari sono buoni. Poi, cioè, no, bisogna, cioè, non hanno una forma, sono tipo dei pretzel, sembrano mangiati da qualcuno e buttati là, cioè, proprio, Mangiucchiati. vabbè, toh, sono Dammi. mai questo qua. Allora, all'assaggio buoni. Dopo che li hai mandati giù, hai un retrogusto un po' strano. Però, sentiamo. Non capisco. A te piacciono, a me fanno schifo. Ecco, con due si è sentito meglio. Beh, scartati questi. Sì. Vai. Ok, allora queste qua sono le caramelle frizzanti Pop Rock. Questo è il gusto Tropical Punch. Boh, vabbè, assaggiamole.
non so da niente. Non so, tieni un po', sai come si mangiano? Sì, li metti in bocca a casa. Esatto, no? Sì. Boh, aspettami. Un, due, tre. Mi sono attaccato dappertutto. Vai. Oddio, ma scoppia tutto. Pazzesco. Ma è una gomma o una caramella? Io sto mandando giù. Secondo me, se la mangi tutta, forma la gomma. No? Che figo. Comunque queste, boh, veramente strabuone. Mi sa che ce le abbiamo anche noi, però sì, non così. No, non questo gusto. Ah, ma neanche così. Cioè, mi scoppiano ancora in bocca praticamente. Vai. Ok, fai vedere cos'è. Allora, questi dicono che sono famosi, in realtà non li ho mai visti. Si chiamano Reese's Pieces. Ok. E peanut butter candy in a crunchy shell. Ah, ok. Dovrebbe essere tipo una caramellina croccante con dentro il burro di arachidi. Vai. Ah, ma che queste sono se, tipo... tipo Smarties. Ma no, prendi pure se vuoi. Tipo al posto del cioccolato dovrebbe esserci il burro di arachidi. Sì. Quindi un po' si sente. Ah, ma devi mangiare tante. Ah. No, però sono buone. Sì. È che è strano perché è dolce fuori e salato dentro. Tipo, però sono buone. Questo voto 8 secondo me. Sì, dai. Anzi, secondo sta. Te? Sì. Bene. Vai. Wow. Allora, questa è una figata pazzesca. È una caramella spray. Cioè, riuscite a capire il disagio? Allora, intanto è alla mela. Non so né come si mangia né come si apre. Ok. Vediamo le istruzioni perché io non so come si usi, sinceramente. Ah, non c'è scritto. Spruzza. Ti spruzzo io. No, faccio te, facciamo che provi tu. Vabbè. Poco. Ok. Ma secondo me bisogna schiacciare tanto. Io vado, eh. No, ma è proprio spray e basta. Aspetta. Lacrima negli occhi. È acidissima. Ma che... No, no, vabbè. Questa... Zero. No, è utile contro... con i furti, sai. A posto del peperoncino. No, veramente. Vai, va. Ecco cosa abbiamo fatto. Oh, fai vedere cos'è. Questi sono i famosi Cheetos. Allora, ho preso questi qua, che sono i Puff. In teoria, quindi vediamo. Vabbè. Hanno un buon odore. Sono una patatina. Madonna, sono piccanti. Oddio. Non so se mi piacciono. È un piccante piccante. Non piccante che siamo abituati qua. Non lo so se mi piacciono, anche questi sono da dare a chi mi sta antipatico. Facciamo un a me piace il piccante. Anche a me piace il piccante, ma... Troppo. Ok. Oh, guardiamo un po'. Bene, quindi finalmente, esatto, siamo arrivati qua. Facciamo vedere anche... Qua ci sono scritti tutti i gusti in inglese, americano, quello che è. Abbiamo Earwax, che dovrebbe essere il cerume. Earthworm, che dovrebbe essere vomito, se non sbaglio. Lei non lo sapeva. Dirt, no. Che dovrebbe essere sporco. Cinnamon, che è cannella, cherry, candy floss. Booger, non ho idea, vuoi andare a cercare cosa vuol dire booger? Sì. Black pepper, banana, blueberry, vabbè. Banana c'è anche. Sì. Ma non piace neanche la banana. Abbiamo trovato cosa vuol dire booger e vuol dire caccola. Quindi apriamole. Qua bisogna assaggiarne tante, te lo dico. Va. Allora, sei pronta? Devi sceglierle a caso. Ok. Vai. Vabbè, era questa. Ok.
Mangiane una alla volta. Allora, io ho preso questa gialla. Vai. Si vede. Devo indovinare il gusto. Ho paura. Poi ti dico io che cos'è. Poi cosa ho detto prima io? Che cos'è? Non mi piace per niente. Infatti è banana. Ok, vado io. Che schifo. Puoi dirmi cos'era quella verde, per favore? Caccola. Ma fa veramente schifo. Ma sa da caccola? Non so dirti che fa schifo. Vai, tocca a te. Ok, io ho questa qui. Sembra un sasso. Ah, c'è anche l'altra parte. Ci sono tutti questi gusti. C'è anche erba, uovo, salsiccia, sapone. Io mi sa. Pazzesco. Quale ho? È orribile. Black pepper, pepe nero. Ah, sa proprio la pepe, giuro. Ok, prendiamo un'altra che non abbiamo assaggiato. Questa. Oddio. Ce la posso fare? Questa è proprio qua. Pepe. Giuro, non ci credevo io. Oh. Qual hai preso? Salsiccia, penso. Beh, buona, ma cruda non magari. Salsiccia. Vai, ne assaggiamo un'altra. Vediamo che non abbiamo questa. Questa? No, quella che non hai assaggiato. Questa. Ma tu sai cos'è? Mi vuoi far assaggiare una schifezza? Sì, invece, appunto, no, no. Questa qui. Di che colore era? Che colore era? Rosa. No, mi sa che è candy floss. Com'è questa? Vomito. Ah, forse è tutti i frutti questa. Vabbè, oddio. Questa è azzurra. Io intanto assaggio. Dimmi tu che cos'è però. Dai. Non è questa. È sapone. Dai. Sa da sapone, te lo no, giuro. No, vabbè, che figata. Io assaggio questa. Vai. Un altro sasso sembra. Ma perché tu prendi gusti buoni? È marshmallow. Buono. Buonissimo. Io so già questo. Vai. Ah, io so cos'è. E allora però non lo mangio. No, è buono. No, basta, io non le voglio più assaggiare queste cose. No, cioè tu la devi assaggiare. Cioè se vuoi assaggiare quella. No. Ok, basta, secondo me è l'esperienza dei... No, comunque sono da comprare. Cioè è un'esperienza sì, è da fare. Cioè il sapore sapeva da sapone. Ma è proprio, cioè, fantastico, non ci credevo. Ho detto, ma sì, saranno tutti simili. Esatto. Ah beh. Allora, cioè, queste passiamo sono proprio... le caramelline Red Hots. Che sono praticamente piccanti alla cannella. Io adoro la cannella e il piccante, quindi... Speriamo bene. Vai. Guarda come si apre. Ah, così open, ce l'hanno scritto. Oddio. Oh. Quanti ne prendiamo? Beh, allora, sono così. Belle. Vai, due a testa. Sono dure. Si sente la cannella. E si sente il piccante. No, non ce la posso fare. Sto andando a fuoco. Aia, mi sei appiccicato i denti. No, è troppo piccante, non riesco, sto sudando. Ma cioè le persone se le mangiano così secondo te? Ah sì. Assurdo. Ok, facciamo che passiamo al bere perché io sto morendo. Oddio, cosa prendiamo? Allora, scegli tu. Allora, io andrei prima con questa. Ok, vai a vedere cos'è. Oddio, sto morendo. Coca-Cola alla ciliegia. Vado. Mamma mia. Ok, non è scoppiata. Cin. Non so come sia, sinceramente. Oddio, che puzza. Puzza da detersivo. No, è una cosa bruttissima. Però si sente un po' quel liquido.
Cioè, non è tipo sciroppo alla ciliegia, un po' si sente. Secondo me è una Coca-Cola sgasata con un po' di liquido alla ciliegia. Però non... preferisco la Coca-Cola normale. Bisogna finirla, sai, perché abbiamo un'altra roba da bere. E questa era tipo un 4 per me, perché sì, non mi piace la ciliegia. Apriamo la Fanta al mango. Vi faccio vedere com'è la scatolina. Ok, sentiamo. Sa proprio da mango. A me non piace molto neanche il mango, a me. Però vedi. Non so perché l'ho presa al mango, infatti. Sa da pesca. Vero? È che è troppo dolce. Cioè. Comunque, secondo me è più buona questa rispetto sì, alla Coca-Cola alla ciliegia. L'altra era proprio sì, da buttare. Allora, passiamo alla caramella di Willy Wonka. Wow! Se avete presente la ragazza che si trasforma in un mirtillo gigante. Ecco, in teoria è questa che ha mangiato. Ma dai! Eh sì. Vediamo. Intanto, aspetta, una caramella o un chewing gum? Com'è un chewing gum? Lei mangiava chewing gum. No, non è un chewing gum. Oddio, è proprio blu. Oh mio Dio. Però è buono, cioè. È una caramella che attacca. È tanto dolce per me. Non mi piace. Però è proprio blu. Ma quando la mando giù? No. Oddio, la lingua è blu. Ultima cosa, le Pringles al sì, ma al jalapeño, che è tipo una cosa strapiccante. Io dovrebbe amo essere le Pringles, quindi. Sì, sì, vediamo cosa dici. Speriamo. Allora. Beh, il sapore è buonissimo. Sì. Ah, sa da, non so, qualcosa di buono. Vai. La tortilla messicana, brava, è piccante tanto. Sono buonissime. Queste di 10 le mangerei tutte. Buonissima. Le Pringles, vedi, non smentiscono mai. Bene. Poi tra l'altro mi hanno regalato, cioè così, madonna quanto picca però, un po', grazie dal sito, quindi Cibo USA. E mi hanno regalato una... è tipo una Big Bubble alla ciliegia, appunto, che a me non piace, fantastico. Bene, quindi abbiamo assaggiato tutto adesso. Non so neanche io quanta roba avremo da mangiare, cioè, boh, mi sa che un po' della roba anche a te, soprattutto questa caramella spray. Mamma mia, fantastico. Mi ha nella borsetta. Esatto, anzi no, scusa, questo è un regalo speciale. E cosa volevo dire? Che alla fine il nostro rossetto comunque è ancora, c'è ancora, anche il suo è andato un po' via magari solo al centro, però abbiamo mangiato un sacco di roba. E bevuto, sì. Esatto. E comunque nei bicchieri non si vede lo stampo, né niente. Esatto, neanche nel mio. E quindi, direi che il test l'hanno passato. Come già comunque li avevo provati in passato, eccetera, alla fine sono sempre una certezza, i rossetti di Clio. E niente, esatto. Bene, quindi ringraziamo la mia amica che ci ha fatto compagnia. Ringrazio oggi anche la mia amica per avermi fatto assaggiare questo buonissime. Esatto, cose. Per averti fatto i capelli. Sì, il quello trucco. Esatto, sì. Ecco, bisogna tutto dirlo. Tutto vai. Vai Alice, ok. Bene, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!